Mi hanno detto che vorrebbe portare computer e laser nella giungla, se lo scordi. Lo avevo detto anche a quei suoi amici scomparsi. Se entri là dentro e sei troppo carico, non puoi resistere alla fatica e sei fregato. No, ma è il loro comportamento che in questo caso non è normale. Eccoli, stanno venendo fuori. Lo sai che a guardarti viene voglia di vomitare? Sa, sergente? Non sono molto pratico di queste cose. Qui comando io. Se uno Shapei pensa che tu sia un debole, alla prima occasione ti uccido. Ehi, tenente. Questo è Indio Perez. Era la guida dei suoi amici. Indio conosceva la foresta quasi come me. Non ce lo vedo, Indio, a cadere in un'imboscata. Non c'è antidoto contro il curaro. Sarebbe morto comunque, dopo atroci, lunghissime e terribili sofferenze. Al suo posto, tenente, contatterei subito il comando. Ci mandano un paio di elicotteri, una decina di uomini ben addestrati. Lei riporta a casa la ragazza e noi salviamo la pelle. Allora mi dica lei che cosa dobbiamo fare. Nel frattempo mi faccio l'ultimo sonno. Che noi siamo in sei e loro un centinaio. Ha visto le loro frecce? No! Dovrei fare una telefonata. A New York. Penso che quest'anello dovrebbe bastare. Prendilo. È muy prezioso. Che cazzo vuoi da me, Grace? Ti ho prenotato una suite in un grande albergo della capitale. Aria condizionata, tenere aragoste e whisky a volontà. Bene. Sono molto cambiato, sai. Un contratto con la TVR? E la squadra? Ma le decisioni sulle cose da fare le prendo solo io. Ci tengo ancora alla mia pelle. Il grande capo sei tu. Qui in Amazzonia. Queste sono solo stronzate. L'ossigeno non ha nessun odore. Quello che tu senti è solo l'aria della foresta. Stiamo preparando uno scoop veramente sensazionale. Fingeremo di essere assaliti da un branco di caimani. Tu e Cindy assisterete alla scena dalla riva. Stiamo scherzando con il fuoco. E tu non vuoi proprio rendertene conto. Questi selvaggi cannibali, come ami chiamarli tu, vivono qui, con i loro antichi costumi e le loro tradizioni millenarie. Sicuro. Sarà una notizia eccezionale. Nella giungla, una natura spietata non ammette sprechi. E ogni cosa ne nutre un'altra. Ho soltanto due ragazzi. E che cosa importa? Sono sempre due selvaggi, no? Davanti. Cominciamo la caccia. Andiamo!